La mappa migliore per allenarsi su Fortnite. Ragazzi, eccola qua. Ragazzi, infatti questa qua che vi sto facendo vedere, come avete visto all'inizio del video, è la migliore mappa per allenarsi su Fortnite con gli edit. Si chiama Flea Editing Dictionary, quello è il code, lo vedete là, se volete passate in descrizione che ci sarà pure. Quindi mettete questa mappa ed entrate e adesso vi spiegherò un pochino come funziona, raga. È veramente bella, credetemi, guardate, e sono sicuro che anche voi dopo questo video la iniziate ad utilizzare. Ok, 4, 3, 2, 1. Ok, voi qua dovete aspettare che spawni. Allora, prima di tutto prendete queste armi per poter andare nelle parti più velocemente. Qua potete cambiare lo sfondo, potete mettere ad esempio questo è quello blu, potete mettere il verde. Potete mettere il viola, potete mettere il nero, vedete? Potete mettere ad esempio il blu, o potete mettere ad esempio non barriera, quindi che non si vede niente. Cioè si vede la mappa, però così è veramente bruttina, ragazzi. Io ad esempio utilizzo questa qua, sky blu, poi voi potete prendere quella che volete. Allora, qua ci sono tutti diversi edit, quindi edit tunnel, edit up, quindi a salire, edit a scendere ed edit con la torre. Allora, iniziamo a spiegare gli edit tunnel. Quindi andate, mettetevi qua e vi teletrasporta in questo luogo. Allora, si inizia ovviamente con gli edit più facili, ovviamente, quindi si può vedere anche la facilità dal colore, ad esempio questo è verde che è single wall edit. In questo edit dovete editare i muri singolarmente, molto semplice. Ha detto questo è molto facile. Andiamo avanti perché sono veramente tanti esercizi, dobbiamo andare veloci. Single ramp edit, ovviamente anche qua molto semplice. Dovete editare la scala, ora non ci riesco perché sono scarso, però dovete, ecco qua, editare la scala. Molto semplice anche questo. Andiamo avanti. E qua la stessa cosa con le piramidi, single piramidi. Voi arrivate qua, mettete questi edit, oppure potete fare anche tipo questo qua. Cioè, dipende da voi, potete fare questo qua, che però è un po' più complicato. Dovrebbe farsi però così, questa è la parte più semplice. Adesso raga, come vedete qua il colore cambia, quindi inizia ad essere più difficile. Wall più rampa edit, cosa dovete fare? Muro, scala, muro, scala, muro, scala, muro, scala. Che sì, non è facilissimo, però raga, non ci vuole niente a fare anche questo, quindi molto semplice. Poi, ovviamente vi consiglio di farlo tutto, io non lo sto facendo perché per risparmiare il tempo. Wall più piramide edit. Editate il muro. Piramide, editate muro, piramide, capito? Questo qua è secondo me uno dei più semplici. Vedete? Molto semplice anche questo. Andiamo al prossimo, ecco, questo raga, reset wall edit. Resettate, editate. Io, anche essendo una mouse e tastiera, non resetto con la rotellina, quindi raga, ho un po' di difficoltà, cioè non proprio, però non è che ho difficoltà, ma non sono veloce a resettare come quelli dalla rotellina, perché appunto io non utilizzo la rotellina per resettare, ma entro in modalità costruzione, resetto e poi confermo. Ora raga, c'è la scritta arancione, quindi è più difficile. Reset wall più ramp edit, resettate. Editate, vabbè, allora, resettate, editate. Scala, resettate, editate, scala, resettate, editate, scala, resettate, editate, scala. Molto semplice, ancora questo è fattibile. Poi raga, quando fatela tante volte così migliorate la velocità. Reset wall più piramidi edit, quindi resettate. Ecco, editate la piramide. Alcuni, cioè, potete anche fare questo qua, oppure questo, però raga, così sapete che è troppo semplice. Poi se volete veramente migliorare gli edit, resettate, lasciate e rieditate. Così almeno mi vi allenate veramente. Andiamo col prossimo. Ok, questo reset wall edit medium. Come funziona? Resettate, entrate, dovete resettare, 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 editare, resettare, 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 editare.
quindi questo esercizio, raga, vi migliora l'edit. Vedete, molto semplice. Ok, invece il prossimo è hard. Reset con l'edit. Perché è hard? Perché c'è solo uno spazio e non ce ne sono due, quindi dovete essere più veloci a resettare, capito? E questo è lo stesso di prima, soltanto siete più veloci. Poi simple, questo raga è l'edit curso più facile, cioè dovete fare salite, editate, scendete, editate, salite, editate. Questo è pure molto molto semplice, non ci vuole niente da fare. Questo easy, double edit, scendete, double edit, scendete, anche questo non c'è niente da dire, è stra facile. Medium, muro, triplo edit, scendete, triplo edit, scendete, triplo edit, scendete. Anche qua molto semplice, iniziamo quelli più difficili, art, triplo edit, scendete, con resettate, andate, molto semplice. Poi very hard, resettate, editate, double edit, piramide, resettate, editate. Extreme, ora raga partono quelli difficili, settate, editate, double edit, così, così e così. Ok, poi abbiamo questo, ops, ok, abbiamo questo crazy, quindi pazzo, livello pazzo, col triplo edit di sopra. E infine il livello impossible, che non è per niente impossibile, così, così, resettate, editate. Cioè è molto difficile da fare tutto in una volta, cioè farlo di continuo tipo così è strano, impossibile, questo è vero. Raga, intanto se il video vi sta piacendo lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Torniamo all'home e vi faccio vedere l'ultimo, che è l'edit up, molto velocemente. Allora, questi ci sono i single edit, questi sono gli edit verso l'alto, molto semplice. Poi i double edit, anche questi molto semplici, sono a sezioni di, no, di due double edit. Poi ci sono i triple edit, anche qua vi potete allenare se non riuscite magari a fare il triplo edit, un'altra sezione di triple edit, un'altra e un'altra ancora. Poi partono qua la piramide di swipe edit, swipe edit, molto semplice. Vabbè, avete capito come fare, molto semplice, non c'è manco bisogno che spiego. Piramide edit più single edit, così e così, così e così. Ora questa qua è con il double edit, quindi così, così e così. Allora, questa è un po' più complicata. Qua stessa cosa con le piramidi, però double piramide. Ah no no no, questo è un altro double edit, stavo scherzando, è la stessa cosa di prima. Questo è qua poi il double edit però con il muro, quindi vi aiuta con il muro. E qua arriviamo ai triple edit. E qua raga è veramente difficile. Saltiamo questa parte, arriviamo col quadruplo edit, così così così, così e così. Quindi resettate, resettate, editate. Ok, rampo flip, molto semplice pure questo. Rampo flick più simple edit, vabbè, molto semplice pure questo. Prossimo esercizio, che è rampo flip più double edit, che costa niente di che, più il triplo, più il quadruplo. Questo, raga, è veramente difficile. Vedete? Così per tutti quanti gli esercizi. Ritorniamo. Poi, raga, ci sono gli edit downs, vuol dire gli edit di sotto. Quindi, ad esempio, i double edit di sotto. Vabbè, questi non ve li faccio vedere, sono come quelli di prima, però sotto. Cioè, verso il basso invece che verso l'alto. Quindi, non credo che c'è bisogno di una spiegazione per questi. Andiamo a vedere l'ultimo step. Sono gli edit tower, come funzionano, eccoli qua, edit tower, entrate, ecco,
Sono tipo lievito verso il basso, quindi questo qua dei pavimenti voi dovete fare verso il basso, anche qua molto semplice, non c'è tanto da spiegare. Guardate. Poi ci sono ovviamente quelli con le scale. Piano piano i livelli si fanno sempre più difficili. Ragazzi, il video può finire qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Soprattutto seguitemi su Instagram, nel mio profilo per il team rs.official.team. Se volete potete anche fare il provino, scrivetemelo nei commenti con il vostro ID. Questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao.